questa stessa sala nel novembre del 2013 parlando di alberi nell'ambito della giornata dedicata dall'Istituto Beni Culturali agli alberi. Dagli alberi perciò vogliamo ricominciare e lo facciamo a partire da questo straordinario episodio di questa camera pitta, questa camera dipinta e dove figurano tanti alberini nella rocca contrari di Vignola. Vedete, adesso qui forse un po' stuccato. E oggi parleremo infatti, forse così meglio, dell'immagine figurativa del giardino, cioè di come si è voluta attraverso l'arte l'idea del giardino che risale nella notte dei tempi, dal giardino dell'Eden, e ci concentreremo all'inizio proprio dell'idea del giardino a partire dal Medioevo, perché proprio lì che si fissano e si precisano certi concetti che poi stranamente risuonano moltissimo con il nostro moderno sentire. Qui ci troviamo in questa sala, detta sala dei cani, dai due cani che avete visto affrontati appunto nella rocca di Vignola. È un esempio straordinario, unico nel nostro territorio, ma tra i pochi in Italia, di giardino di corte chiuso. L'anno è il 1461. Battistina Fregoso, promessa sposa di Ambrogio Contrari, gran feudatario, signore alla corte degli Estensi, arriva a Vignola con corteggio, eccetera. E subito viene allestito un padiglione, questa è la cosiddetta sala del padiglione, purtroppo sono affreschi un po' sciabbati, ma costituiscono un unicum di esempio di giardino di corte, di giardino rinascimentale chiuso, si dice hortus conclusus, vuol dire giardino chiuso. Possiamo immaginare che l'incontro tra i due piccioncini fosse avvenuto realmente sugli spalti del castello di Vignola, su un rivellino delle mura, e dove lo scenario poteva essere, come ne vediamo tanti nei castelli, nel nostro castelliere padano, con queste mura che racchiudono, che proteggono il giardino. Ed è fortemente simbolica anche l'immagine del giardino nel quale si trovano i due promessi sposi, affrontati uno di qua e l'altro dall'altra parte di questo asse che sostiene la tenda. Guardate che nel Rinascimento il giardino era una specie di specchio, di immagine del giardino dell'Eden, al centro del quale, come vedremo, sorgeva l'albero della vita. Quindi questa è un'immagine anche fortemente simbolica, propiziatrice di fertilità, perché l'uomo del passato ragionava per simboli, noi abbiamo un po' perso questo modo di pensare, ma in realtà c'era proprio questo riferimento, ecco qua, al simbolo del giardino dell'Eden, cioè quindi un luogo di rinascita. Ma la cosa più straordinaria di questo ciclo pittorico, di questo primo esempio di giardino di Pino, è che si tratta del primo plein air della pittura, un recupero in qualche modo di quel giardino dipinto dell'età romana, che è quello meraviglioso della villa di Livia, la moglie dell'imperatore Augusto. A prima porta lei si fa pitturare la sala della sua villa come se fosse un giardino di una modernità strepitosa, di una modernità straordinaria, ed è un modo per portare in casa la frescura del giardino. Qui siamo nel primo secolo d.C., quindi un giardino chiuso, un giardino che entra, la natura che entra in casa, no? Pensiamo di aver inventato noi questo desiderio della natura, in realtà il giardino dipinto, la storia del giardino dipinto ci dice di no, che è molto più antica. E in questo giardino, che è insieme anche uno spazio sacro, non è solo uno spazio ornamentale, perché voi sapete che per gli antichi romani le deità non erano in cielo come per noi, ma erano dentro gli alberi, c'erano le deità agresti, le deità vegetali, quindi era anche uno spazio in qualche modo sacro. In questo giardino ci sono le stesse, guardate una cosa curiosa, gli stessi generi, le stesse specie arboree che troviamo anche nel giardino dipinto di Vignola, cioè i sempreverdi. Perché i sempreverdi? Perché il sempreverde non muore mai e quindi è un simbolo di eternità. E poi anche il melograno. Il melograno è un simbolo di eternità legato al rito di Proserpina, ma è anche un
simbolo di fertilità, perché la melagrana è tutta all'esterno, quindi la sua fertilità si vede subito, quindi c'è questa immagine proprio di una natura provvida. E dal primo secolo dopo Cristo, attraverso la stanza dipinta della rocca contraria di Vignola, arriviamo con quasi un tre Vignola, no? Alla fantastica, stupenda stanza boschereccia di Palazzo Ercolani di Bologna, strada maggiore 45. Andatelo a vedere, fatevi aprire, non fatevi mandare via, perché è un capolavoro, dove il Rodolfo Fantuzzi nel 1810 porta giardino in casa addirittura. E questa stanza, vedete, da quella porticina che si vede, e da questa porticina qui, dà direttamente sul giardino del palazzo che è dietro. Quindi c'è questo continuo, quindi vedete che il giardino dipinto come è proprio sopravvive nell'anima dell'essere umano, nel nostro immaginario, con questi episodi straordinari. Qui addirittura non abbiamo lo spigolo vivo tra la parete e il soffitto, è tutt'uno che ruota, che avvolge nell'abbraccio della natura, chi entra in questa stanza dove veramente si sente fresco, la volta è come in una sorta di cinerama, no? E fa scorrere gli alberi dalla volta alla parete, una cosa straordinaria. Quindi c'è tutta una civiltà nella quale vedremo poi che i bolognesi e gli emiliani sono decisamente maestri. Qui un altro particolare della bellissima boschereccia. Quindi c'è proprio questa idea del giardino dipinto come una caratteristica della nostra civiltà figurativa, da Vignola, Palazzo Fantuzzi, insomma, prendendo esempio dagli antichi. Ora, il sogno del giardino, tutti noi pensiamo che venga dal Settecento, dai trattati francesi del Settecento, inglesi, nasce il giardino inglese. In realtà no, il sogno del giardino, quindi il giardino come luogo edenico, come luogo di evasione, nasce nel Medioevo e nasce con Francesco Petrarca, qui vediamo il dipinto romantico dell'età romantica. Petrarca sognava il giardino, sognava il giardino di Vaucluse in Provenza, sapete, andava lì, lo chiamava l'unicona transalpino, lì gli sembrava di poter respirare dello stesso respiro degli antichi, la nobile grandezza degli antichi, lì leggeva il De rerum natura, la naturalis historia, tutti i grandi testi che parlavano della natura. E nel suo scritto, nel suo trattato De vita solitaria del 1356, che è l'atto di battesimo del giardino, del via del giardino, lui dice una cosa che ci spiazza, perché dice praticamente il senso è: come si sta bene nel giardino, e come bello il giardino, le città sono nemiche. Ma come? Noi abbiamo inventato l'ecologia, abbiamo inventato l'Egitto fuori porta, abbiamo inventato che dobbiamo fuggire dalle città, e poi ci viene a dire che il Petrarca l'aveva già indovinato. Ma non solo il Petrarca, perché nel 1450-70, anzi scusate, altri personaggi avevano così intuito questa invivibilità delle città, e più tardi anche Leonardo da Vinci scrive, famoso genio: a qual danno e a qual pena si espongono quelli che dalla vita solitaria vogliono venire ad abitare nelle città, fra popoli pieni di infiniti mali. Lui vedeva avanti, Leonardo, quindi popoli pieni di infiniti mali siamo noi, solo che c'è un piccolo particolare di secondaria importanza, e cioè che a quell'epoca l'inquinamento era organico, magari faceva anche bene, usato in certi modi, oggi invece è l'inquinamento uccide. Quindi l'idea del giardino come un'idea antichissima che va avanti e che si afferma proprio a partire dal Medioevo con i grandi giardini monastici, i giardini dei monaci, il giardino chiuso. Questi sono esempi di pittura che raffigura i giardini cosiddetti gli orti dei semplici, dove venivano coltivate le essenze dalle quali poi venivano ottenuti prodotti di una farmacia che forse funzionava meglio della nostra, non è detto. Per l'uomo del Medioevo, che ragionava appunto, come ho detto, in termini simbolici, il giardino era lo specchio del giardino del paradiso. Il giardino del paradiso era fatto a cerchi concentrici e all'interno sorgeva l'albero del paradiso, l'albero della vita.
cade da una parte all'altra del fiume, si trova un albero di vita che dà 12 raccolti e produce frutti. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. Il giardino del convento è l'Eden ritrovato, è il paradiso terrestre, è il luogo dove si vede nella natura il progetto della mente di un'intelligenza ordinatrice, della mente di Dio in qualche modo. Quindi il monaco sa che attraverso la coltivazione delle erbe officinali, la preparazione dei farmaci, può risanare questo luogo dove avviene un ideale incontro tra l'uomo e Dio, può risanare le malattie. Voi sapete che nel Medioevo le malattie erano considerate un po' come dalla moderna medicina alternativa, cioè una corruzione dell'armonia originaria. Dalla natura dunque doveva venire l'aiuto, e quindi i monaci nel giardino coltivavano le essenze e poi al chiuso del monastero compilavano questi taquina sanitatis illustrati, che costituiscono preziosissime testimonianze di come erano i giardini illuminati, se non dipinti, nel Medioevo. E guardate che questa idea di aiuto che viene dall'alto è un'idea antichissima, è un'idea che risale all'età classica. Pensate che Plinio il Vecchio scrive la Naturalis Historia, che è un monumento, un'opera monumentale sui giardini, sugli orti, eccetera. E nel 23° libro della Naturalis Historia, intitolato Medicina da alberi, da frutto, eccetera, che i monaci copiavano e trascrivevano, immagina una scena che è molto significativa. Lui mette in scena Pomona. Chi è Pomona? Pomona è la divinità italica, etrusco-italica, della vegetazione e dei giardini. Più tardi diventerà la divinità tutelare del giardino all'italiana. Se voi entrate in quella che è la prima villa rinascimentale italiana, la Villa Medicea di Poggio Caiano, trovate questo grande affresco del contorno che raffigura appunto Pomona, icona dell'età dell'oro, icona di un passato edenico. E a me piace molto chiamare Pomona la dea a chilometro zero, nel senso che Venere viene dalla Grecia, che si chiama Afrodite, arriva da noi e si chiama Venere. Era arriva, viene dalla Grecia, arriva da noi e si chiama Giunone. Pomona e Pomona e basta, è completamente nostra. E Pomona racconta lei stessa, che poi diventerà una favola nella Metamorfosi di Ovidio, c'è tutta la storia d'amore con Vertunno, tutta una cosa molto complicata, e racconta questa cosa bellissima e dice che nel mio giardino l'uomo trae dagli alberi la prima forma di nutrimento. È praticamente il giardino di Pomona, è nell'immaginario del giardino, già nella mente del giardino del Rinascimento. E l'uomo, alzando il braccio per cogliere il frutto, che è il forno, che è la mela, che è la melograna, quello che volete, è costretto in quello stesso gesto ad alzare gli occhi verso il cielo. Cioè vuol dire che l'azione che porta a nutrire il corpo col frutto, con la mela, comporta anche di contemplare i mondi superiori, quindi un po' quello che aveva detto che faceva l'albero, no? Il collegamento tra il cielo e la terra. Quindi sono tutti significati molto profondi, molto forti, che l'uomo del Medioevo rielabora, studia. E dicevo appunto il giardino del monaco ispirato al giardino all'Eden, che è al cui centro sorge sempre la fontana, che non è soltanto una struttura necessaria al giardinaggio, ma è anche un simbolo di vita, è il simbolo dell'acqua, che simbolo della vita, e dell'acqua lustrale, allusione alla rinascita del battesimo. E mi viene in mente che qui da noi, in Pinacoteca Nazionale, c'è un grazioso esempio di giardino dei monaci, ed è il giardino raffigurato intorno al 1350 da Vitale da Bologna nelle storie di Sant'Antonio, questo giardino sempre con questa fonte che assorbe anche ad una funzione così simbolica. Ma non soltanto i monaci portarono un grosso contributo alla fisionomia del giardino e, come dire, all'idea del giardino, al concetto che cos'è il giardino, un luogo dove rinasco, dove mi rigenero, dove trovo il rimedio alle mie malattie. Una grandissima
Garda Povilliga, fatta santa 2 anni fa, credo, da Benedetto XVI, grande donna, benedettina tedesca, donna autorevole, donna d'autorità, e lei è la prima fitoterapeuta della storia. Lei sperimenta, molto aristotelica, molto pragmatica, una grande dottoressa, scrive trattati di medicina, e lei a un certo punto ha un'intuizione. Tutti questi libri che lei scrive sulla natura, sui rimedi della natura, ha un'intuizione formidabile e intuisce un concetto che è di una modernità sconvolgente e che è alla base dell'idea del giardino. Cioè lei scrive: c'è una forza che discende dall'eternità e questa forza è verde. Lei dà un nome a questa forza verde, la chiamava viriditas. Ora, se noi volessimo riassumere in qualche modo, tradurre correttamente i compiti in classe di latino, no? Viriditas non c'è una parola italiana, deriva da virio, che vuol dire divento verde. Viriditas vuol dire proprio il titolo di questa manifestazione. Anziché di verde, avessero scritto viriditas, era uguale. È proprio l'idea dell'immergersi nella natura e del recepire dalla natura quella forza vivificante che per l'uomo del Medioevo era fondamentale e che univa in qualche modo la ricerca farmacologica, che univa nei giardini attraverso l'essenza, attraverso i fiori, a come dire, anche una considerazione mistica. Perché, come scrive il Giorgio de Tressy, il monaco del Medioevo era un giardiniere spirituale, in qualche modo. Il giardinaggio è un esercizio spirituale, una maniera di guardare il mondo e di interrogare la natura da vicino. Il lavoro del giardiniere non conosce interruzione tra l'operato della mano, dello spirito e del cuore. Quando rimescola sapientemente il terreno con le dita, il suo spirito esplora il mistero di quella profondità cogliente e umida, formicolante di vita. Cioè, chi coltiva il giardino, chi si immerge nel giardino, in qualche modo capta il segreto della vita. E per quello che riguarda la letteratura sul giardino, che porterà poi a concepire il giardino in un certo modo nel Rinascimento, è quello della nostra Santa Caterina de' Vigri, quella che è il cui corpo incorrotto si conserva al Corpus Domini. Santa Caterina de' Vigri, che è di famiglia ferrarese, nasce e muore a Bologna, era una donna intellettuale, era una grandissima donna di grandissima cultura. Lei a un certo punto si trasferisce da bambina alla corte di Ferrara, diventa damigella di compagnia di Margherita d'Este, figlia di Niccolò III, e praticamente anche lei è un partito dell'educazione principesca, quindi lei è un umanista, e scrive all'età del 400 un libro fondamentale che si intitola I 12 giardini. Cioè, immagina un percorso iniziatico, un po' come quello della Divina Commedia, per intenderci, attraverso questi 12 giardini. A ogni giardino corrisponde un fiore. E quindi in questo percorso, che comincia con il sopo, che è il fiore della purificazione, qualcosa che richiama un po' l'attesimo, l'incontro col fondo dell'anima, dove l'incontro con Dio, e lei dà una lettura simbolica dei fiori. La rosa, che è centrale nella sua riflessione, la riflessione di Caterina, è il fiore di Venere, ma è anche il fiore della Vergine, no? Sapete, nell'Ecclesiaste la Venere è paragonata, la Vergine è paragonata a un giardino fiorito, un roseto fiorito. È la rosa che fiorisce attraverso la preghiera. Pensate anche alla simbologia del rosario, no? E il rosario è qualcosa che evoca l'idea della fioritura. Poi la viola dell'umiltà, che lei praticava e conosceva, e il giglio della purezza. E tutto questo, credete, non è, ha una sua ricaduta, come dire, nei codici simbolici dei fiori, che poi da lì verranno adoperati anche in funzione evocativa simbolica nei giardini. E il giardino del quale parla Caterina, i 12 giardini concentrici, è poi l'altra tipologia del giardino dipinto, e cioè il giardino di Maria, il giardino della, che si chiama Hortus Conclusus, cioè dove Maria, paragonata a un giardino chiuso nel Cantico dei Cantici, giardino chiuso tu sei, sorella mia, sposa, giardino chiuso, fonte sigillata,
è la protagonista di tutti questi giardini chiusi, accuratamente recintati, protetti e descritti in funzione simbolica che attraversano le arti figurative. Questo è un dipinto meraviglioso di Martin Schongauer che raffigura la Madonna del giardino, la Madonna dell'Unità, perché quando la Madonna è seduta per terra si dice Madonna dell'Unità, ed è conservato qui a Bologna nella nostra Pinacoteca. Non c'è un libro sui giardini che non pubblichi questa foto, la foto di questa opera straordinaria. E le immagini squisite del giardino rinascimentale si trovano anche nei codici miniati, questo ricchissimo patrimonio librario della Biblioteca Estense Universitaria. Sono i codici miniati estense. In questi codici miniati francesi, lombardi, ci sono descrizioni squisite del giardino della Vergine, però è un giardino che pian pianino diventa quasi un giardino profano, un giardino di corte, un giardino laico. Perché? Cos'era successo? Presso le grandi corti si comincia a leggere la letteratura cortese, si legge soprattutto il Roman de la Rose, no? Questo romanzo allegorico dove viene descritto l'amor cortese, e si riflette perciò su una cultura che è, diciamo così, laica. E così, piano piano, la porta del giardino della Vergine si apre, si schiude sul giardino segreto del Rinascimento, il giardino segreto del Rinascimento che è il giardino di Venere, è il giardino d'amore. Guardate che tutti i signori del Rinascimento, qui vediamo in particolare del giardino segreto della palazzina di Marchisa d'Este a Ferrara, facevano, si creavano questi giardini chiusi, perché il giardino chiuso, sigillato, era come un luogo incontaminato, tanto all'ozium, agli studi, alla coltivazione dei fiori, sempre usata in funzione simbolica, non meno che alla coltivazione della cultura, del proprio sapere. E da questi codici ignati vengono immagini strepitose del giardino attraverso le quali possiamo immaginare come fossero questi giardini dove passeggiavano le dame cavaliere. E a un certo punto a Ferrara arriva un codice meraviglioso de sfera, cioè un codice, una sorta di calendario astrologico, e come si usava. Lo porta, un po' piccola come immagine, non le vedete, lo porta a Ferrara nel 1491, Anna Sforza, sposa Alfonso d'Este, è una principessa fortissima, e lei porta a Ferrara tutti questi libri d'ore, questi codici, con queste immagini di giardini straordinari. Guardate che anche in questo caso, questa è il codice di sfera, si trova alla Biblioteca Estense di Modena, non c'è libro sui giardini che sia pubblicato in America, in Inghilterra, in Italia, dove volete, che non pubblichi questa immagine stupenda che si intitola Il giardino di Venere. Cioè sono tutti questi giardini, ad ogni giardino presiede una divinità. Ora, vediamo un giardino che è un giardino chiuso. Nel giardino cantano, si accompagnano dame e cavaliere, ricordano un po' il giardino del Boccaccio, no? Delle giornate del Boccaccio, questi giovani che scappano del Camerone, questi giovani che scappano dalla peste di Firenze e si vanno a rifugiare nel giardino di una villa sui colli di Firenze e lì si raccontano le novelle, quindi è una sorta di Eden di luogo chiuso. Venere è anche l'idea della bellezza, della crescita, della nascita, della trasformazione in qualche modo, quindi è anche poi la Venus Humanitas, quella che indirizza agli studi, non è soltanto la via di un amore carnale. Quindi, ecco, qui abbiamo tutte queste vedute delle giardini estensi, come saranno state in questo codice di sfera, dove c'è la fontana della giovinezza, dove ci si immerge e si perdono automaticamente 40 anni di vita. E poi c'è il giardino di Venere, stupendo, ispirato anche qui ai trattati astrologici di Schifanoia, anche questa è una rappresentazione formidabile che Francesco del Cossa ci offre intorno al 1470 del giardino dipinto degli Estensi, dove tutti i fiori sono utilizzati ed introdotti in funzione simbolica. Poi c'è un altro grande trattato
fatto che è importantissimo per la storia del giardino. Ora non vi spaventate, nel 1499 viene dato alle stampe un romanzo, il primo romanzo italiano, che ha un titolo strano, Ipnerotomachia Taglia d'amore in sogno di Polifilo. È un percorso iniziatico come la Divina Commedia o come il flauto magico attraverso questi giardini. E questo testo fondamentale, che è illustrato da quasi 200 xilografie che sono attribuite all'Antea, eccetera, e costituisce un repertorio formidabile per il giardino italiano. Ha praticamente ispirato i giardini del Rinascimento, quindi diciamo un giardino disegnato, se non proprio un giardino dipinto, e ispirato estendendo, divulgando poi dei dettami che venivano da Leonardo da Vinci, che si vede un grande teorico, architetto teorico dell'architettura, che nel nono libro del Verificatorio non soltanto prescrive come deve essere il palazzo del Signore, ma come deve essere anche il giardino. E qui vediamo in particolare dei giardini del palazzo Costabile di Ferrara o di Ludovico il Moro, che sono tra gli esempi più raffinati, ovviamente una ricostruzione di come poteva essere il giardino del Signore nel Rinascimento. E nella Ipnerotomachia c'è tutta una serie di modelli di setine di bosso tagliate perfettamente che poi i signori del Rinascimento vanno a riproporre. E questa è una ricostruzione degli anni, la prima ricostruzione di questo giardino è stata fatta intorno al 1903. Viene quasi da pensare, no, la differenza con il giardino come viene concepito oggi. Allora il giardino, il bosso, le setine di bosso venivano tagliate veramente con una misurazione architettonica. Oggi il giardino planetario segue i ritmi della natura ed è appena così incanalato, aggiustato dalle mani sapienti del giardiniere scultore. E guardate, in questo dipinto abbastanza curioso si vedono sul fondo queste setine di bosso tagliate perfette, precise, così come si potevano trovare nei giardini estensi o come si potevano trovare nella delizia estensa del Belvedere perduta, ahimè, che sorgeva su un'isoletta in mezzo al Po e quindi è andata distrutta. Ma anche questo famosissimo dipinto del Mantegna, La lotta tra i vizi e le virtù, che faceva parte dell'arredo dello studiolo di Isabella d'Este, ci propone queste architetture di verzura, facendoci vedere le infinite possibilità del giardino dipinto, il giardino del Rinascimento, dove il bosso viene utilizzato in funzione, tagliato e utilizzato in funzione addirittura architettonica. E poi non è finita qui, perché questo romanzo, in pratica una delle protagoniste è la nostra Pomona, che dicevamo prima. A un certo punto il protagonista, girando attraverso questi giardini, perdendosi in questi giardini, si imbatte in questo tempo di Pomona. E Pomona, che ci accoglie appunto come icona dell'età dell'oro all'ingresso della Villa Medicea di Poggio a Caiano, è una deità importantissima, importantissima perché anche per il nostro giardino, perché pensate che quando Sabatino degli Arienti descrive la palazzina, la nostra palazzina della Viola, in una lettera a Isabella d'Este, dice che il giardino della palazzina della Viola è talmente perfetto che pare ogni cosa coltivata da Pomona ortiva dea. Quindi Pomona diventa automaticamente l'interprete, la protagonista dei giardini. Qui vediamo addirittura il giardino spartito in quattro secondo le prescrizioni di Pietrescenzi. E nel Rinascimento il giardino chiuso comincia ad aprirsi verso l'esterno. La prima apertura del giardino dipinto l'abbiamo con Leonardo da Vinci nel 1498 nella sala delle aste del Castello Sforzesco di Milano. A un certo punto Leonardo, che abbiamo visto che diceva, ma era toscano, quindi quanto sono discoli questi che dal giardino vanno ad abitare in città, sente, in sintonia con quanto pensava anche l'Alberti, il bisogno di far entrare l'aria.
immagina, pensa a questo bellissimo giardino dipinto per le Sforza, senza il quale non avremmo avuto questa splendida sala della Villa Imperiale di Pesaro, affrescata da Dosso e Battista Dossi. Questa è la sala delle Umbriadi, siamo nel 1530, finalmente il giardino si apre verso l'esterno, entra nella casa, nel palazzo dei principi, e si apre con un'esuberanza, con una freschezza straordinaria. L'ispirazione per questo giardino, che descrive la trasformazione delle donne in albero, questo entrare nella natura, questo entrare in un giardino, in un inganno scambievole, e anche un altro grande esempio di giardino dipinto pregevolissimo della nostra regione, anche se in me insomma abbastanza fatiscente, in parte scialbato, è il bellissimo giardino della Delizia Estense, il giardino dipinto della Delizia Estense di Belriguardo, in provincia di Ferrara. Qui Girolamo da Campi, insieme a Garofalo, Biagio Pipini ed altri, che immagina questo colonnato con queste erme, queste divinità, che introducono a queste aperture di paesaggio, a queste aperture naturalistiche. Poi la vita in villa, l'immagine del giardino, in qualche modo si congela nel rituale in villa. Qui vediamo una deliziosissima immagine tratta dal giardino di Villa Sorra, Villa Sorra che è poi nel percorso di questo vini verde, tratta da una delle tempere del Salone. Oggi di Villa Sorra rimane solo il parco romantico. E mentre invece per aspettare l'eccellenza nella pittura di paesaggio, l'eccellenza degli emiliani nella pittura di paesaggio, chiudendo la parentesi intorno al paesaggio classico di Annibale, bisognerà arrivare ai primi dell'Ottocento e alla boscherezza, come si chiama, o stanza paese del giardino, dei giardini che dipingevano Martinelli e Fantuzzi, come abbiamo visto prima, nelle ville e nei palazzi bolognesi. Qui abbiamo un esempio di questa splendida sala sala giardino affrescata da Vincenzo Martinelli nei primi anni dell'Ottocento nel nostro palazzo comunale. Ma c'era qualcuno che prima di Martinelli aveva avuto questa stessa idea, ed era un geniale bolognese, Giovanni Francesco Grimaldi, che già all'età 600 a Roma aveva avuto quest'idea, no, di dipingere i giardini. Quindi il giardino dipinto è una peculiarità tipica degli artisti bolognesi. Poi ancora il Fantuzzi nel 1810 fa un palazzo Ercolani con questo giardino straordinario, questa veduta sul laghetto, sembra quasi il laghetto dei giardini Margherita, che immette direttamente nel giardino vero, quindi si passeggia, si attraversa questo giardino dipinto e si arriva in questo giardino reale. Oppure ancora il giardino con ruderi del Villa Albergati a Zola Predosa, dove il Pesci mette in scena nei primi anni dell'Ottocento una scena di ispirazione classica desunta da quanto il Clemenceau aveva affrescato a Roma. E poi ancora il brivido dell'esotico, il brivido del mistero in questa sala all'Egizia affrescata dal Savini in Palazzo Aldini, che è quello di Strada Maggiore, quasi a riprendere questi elementi così esotici e arcani, che cominciavano ad affiorare nei giardini europei, a Bagatelle, al Parmonceau. Si leggevano del resto anche a Bologna trattati di giardini, e si coltivavano così interessi strani, e soprattutto l'aristocrazia giacobina di intonazione profondamente laica metteva in scena, rivedeva, grazie alle opere dei Fantuzzi, questi antichi rituali e questi luoghi misteriosi. Ma già il giardino a questo punto si apre sull'esterno, diventa fatto decorativo nei fondali dei palazzi bolognesi, e
fornisce comunque una caratteristica tipica della nostra, del nostro sentire artistico.